rimpercorrere velocemente quelle che sono state le scambio di corrispondenza tra gli enti coinvolti e il Comune di Montecchio Maggiore, comunque gli enti sovraordinati per la gestione dell'emergenza, perché ricordo che l'emergenza è scoppiata in Comune di Brendola. La procedura è stata comunque seguita direttamente da USL Ottoberica, dall'ARPA Veneto che se ne è occupata per quanto riguarda la parte ambientale e quindi diciamo, è Prefettura di Vicenza per quanto riguarda la gestione preordinata di tutti gli enti coinvolti. Partiamo da una corrispondenza dell'USL Ottoberica del 2 luglio, appena successivo all'evento, che era quello che aveva dato indicazioni di evacuazione del raggio di 500-600 metri dal luogo dell'incidente, nel quale poi si diceva già, questo è il protocollo dell'USL Ottoberica, Vicenza 2 luglio, che 24 ore dell'incendio scoppiato ieri presso la ditta vernice zona industriale di Brendola si ritengono opportune le seguenti disposizioni ai fini di tutela della salute pubblica. Per quanto riguarda il Comune di Brendola, l'evacuazione dell'abitazione a raggio di 5-600 metri dal luogo dell'incidente non si considera più necessaria a partire dalle ore 12 del 2 luglio. Non ci sono controindicazioni alla ripresa delle attività produttive, salvo casi specifici da individuati e presi in carico. In via precauzionale, in attesa di ulteriori accertamenti, rimane confermato per la suddetta zona il divieto di consumo di frutta e ortaggi prelevati in loco e il divieto di permanenza protratta in ambiente esterno. Per quanto riguarda invece i comuni limitrofi, le misure precauzionali adottate nell'emergenza, quindi evitare attività all'aperto e chiudere porte e finestre, si ritengono superate. Non ci sono limitazioni all'utilizzo dell'aria condizionata e seguono ulteriori campionamenti di parte di ARPA. Questa era la prima uscita USL Ottoberica 2 luglio. Sempre in data 2 luglio, sempre l'USL Ottoberica, facendo seguito alla nota 67450 del 2 luglio, si comunica agli enti gli esiti dei campionamenti dell'aria nei comuni di Brendola, Montecchio Maggiore e Altavilla Vicentina effettuati in mattinata da ARPA, nei quali si riscontra che i livelli di sostanze volatili riconducibili all'evento non risultano particolarmente significativi. Pertanto, ogni provvedimento restrittivo riguardante l'esposizione della cittadinanza all'ambiente esterno risulta superato, così come la disposizione di non aprire porte e finestre. Si conferma invece il divieto di consumo di frutta e ortaggi coltivati nel comune di Brendola in attesa dell'esito di campionamenti. A questo sempre seguiva in data 3 un'altra missiva della USL Ottoberica, facendo seguito alle note 67450 e 67645 del 2 luglio, si comunica che i risultati delle analisi ricevute in data odierna da ARPAV confermano l'assenza di valori significativi di diossine e furani nell'aria. Si ribadisce quindi l'assenza di rischi per la salute delle persone in ambiente esterno. Attualmente risulta invece critica la situazione relativa all'inquinamento delle acque superficiali, tenuto conto delle condizioni di ossigeno già basse per le alte temperature del periodo, si ritiene che i composti sversati abbiano determinato un ulteriore consumo di ossigeno e la conseguente moria di pesci. Seguiranno aggiornamenti. A titolo precauzionale permane il divieto di consumo di frutta e ortaggi coltivati nel comune di Brendola in attesa dell'esito dei campionamenti. A seguito di questa nota, il 10 luglio, ARPAV mandava una dettagliata relazione. È un po' lunghetta, ma io ve la leggerei perché comunque fa un po' la cronistoria del tutto. Incendio del 1 luglio 2019 di Tesello Vernici. Ripeto, questo è ARPAV. Descrizione degli interventi eseguiti e aggiornamento su situazione ambientale. Come noto, nella zona industriale di Brendola, in provincia di Vicenza, è scoppiato un incendio verso le ore 13 del 1 luglio 2019 presso la ditta Tesello Vernici SRL. Le dimensioni rilevanti dell'incendio hanno visto coinvolti sul posto Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ARPAV e USL, oltre ai sindaci dei comuni di zona. La colonna di fumo, nettamente visibile a notevole distanza, si è innalzata subito verticalmente sopra la fabbrica. La direzione del vento, molto variabile nel pomeriggio, da sud-ovest si è orientata inizialmente verso nord-est, direzione Altavilla, Alte Montecchio Vicenza, con variazioni temporanee della direzione verso ovest e nord-ovest, per apporto delle brezze diurne comunque deboli. Le squadre di ARPAV sono intervenute tempestivamente sul luogo dell'incendio. La continua variazione di direzione del vento, a pochi metri dal suolo, ha reso difficoltosa l'individuazione di luoghi significativi per l'effettuazione dei primi campionamenti.
Il Comune di Brenda, al suggerimento di ARPAV, ha emanato in via precauzionale un'ordinanza di evacuazione degli edifici nel raggio dei 500-600 metri. Nella stessa ordinanza si raccomandava di tenere chiuse porte e finestre e di non consumare ortaggi prelevati in loco. La rilevanza dell'incendio ha indotto i comuni limitrofi ad adottare cautelativamente analoghe misure precauzionali, suggerendo di evitare attività all'aperto e di chiudere porte e finestre se si fossero percepiti odori di combustione. Il contatto tra diversi enti è sempre stato costante e coadiuvato dalla Prefettura di Vicenza. Al fine di valutare la qualità dell'aria sono stati prelevati il giorno dell'incendio due campioni istantanei di aria con canister in due punti di massima ricaduta in vicinanza di abitazioni, rispettivamente in via Einaudi alle ore 14.30 circa e in via Orna alle 15.40 circa. I risultati delle analisi di laboratorio pervenuti verso le ore 20 hanno evidenziato che in entrambi i campioni prelevati erano presenti sostanze volatili riconducibili alla tipologia dell'evento. In particolare il benzene è risultato pari rispettivamente a 120 e 115 microgrammi per metro cubo. Le concentrazioni di altre sostanze organiche volatili, pur apprezzabili, non risultano particolarmente significative. È stato inoltre eseguito un prelievo di microinquinanti organici, diossine, PCB, IBA, con un campionatore ad alto volume dalle ore 17 alle 19 circa in un punto di significativa ricaduta ubicata a Monticchio Maggiore in Piazza Collodi, vicino agli impianti sportivi e all'Istituto Scolastico Superiore. Per quanto riguarda la presenza di diossine e furani nell'aria, le analisi pervenute in data 3 luglio 2019 hanno evidenziato che durante l'incendio le concentrazioni sono risultate inferiori al limite di quantificazione. La concentrazione totale dei policlorofenilbenili diossina simili, espresso come tossicità equivalente, è risultata essere pari a 0,0017 picogrammi per metro cubo. Tale valore risulta in linea con le concentrazioni di fondo in condizioni di normalità rilevate nei capoluoghi veneti in un recente lavoro condotto da ARPAV. Inoltre, tale valore risulta inferiore a quanto previsto in Germania, dove il Comitato Federale per il Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ha adottato limiti di 150 femtogrammi per metro cubo. Per quanto riguarda le determinanti di IPA, la concentrazione di benzopirene, unico IPA regolamentato dalla normativa italiana, è risultata non quantificabile dal metodo analitico. Il giorno successivo, 2 luglio, ARPAV ha continuato a monitorare l'aria e effettuare ulteriori accertamenti per verificare gli effetti del trascinamento delle acque di spegnimento verso il fiumicello Brendola. Sono stati quindi eseguiti ulteriori 3 campionamenti dell'aria tramite canister presso i seguenti siti: Brendola via De Gasperi, angolo via Fermi, Montecchio Maggiore, piazza Collodi, Altaviglia via Leonardo da Vinci. I risultati resi disponibili nella stessa giornata hanno evidenziato il rientro in una situazione di normalità qualitativa. In particolare il benzene è risultato non rilevabile in tutti e 3 i campioni eseguiti. Non appena si sono raggiunte le condizioni minime di sicurezza garantite dai vigili del fuoco, oltre ai campionamenti dell'aria, il 2 luglio, giorno dell'incendio, ARPAV ha proceduto a campionare le acque del fiumicello Brendola, nel punto in cui confluivano le acque di spegnimento, punto individuato con la collaborazione del Comune e dell'ente gestore Acqua del Chiampo. Dal giorno 2 luglio in avanti, l'attenzione di questa agenzia si è spostata quindi sulla matrice acque superficiali, in considerazione soprattutto dell'utilizzo irriguo. Insieme al personale del Consorzio Alta Pianura Veneta, Protezione Civile di Monticchio Maggiore e una ditta specializzata, si provvedeva ad individuare sul fiumicello Brendola, ricettore delle acque di spegnimento, alcuni punti adatti per l'installazione di barriere assorbenti di contenimento degli inquinanti. Nell'insieme, fino alla tarda serata del 1 luglio, si posizionavano sbarramenti in prossimità dell'uscita della tubazione interrata convogliante l'acqua di spegnimento al fiumicello Brendola, nella frazione di Vodi Brendola, uno successivo con 2 barriere in frazione di Meledo di Sarego e un terzo in comune di Lonigo, presso la chiusa d'acqua, prima della confluenza del fiumicello Brendola nel fiume Guà. Nella giornata del 2 luglio, nella continuazione dell'attività di monitoraggio e di inizio recupero delle sostanze inquinanti accumulatesi sulle barriere precedentemente installate, si procedeva ad effettuare ulteriori numero 3 campionamenti in acqua superficiale del fiumicello Brendola. Le attività di verifica e di installazione di un'ulteriore barriera assorbente allo sbocco del fiumicello Brendola del fiume Guà sono procedute fino a notte inoltrata, a causa di un improvviso evento meteorico intenso che ha richiesto anche l'intervento del Dipartimento di Protezione Civile regionale. Le analisi relative ai campioni di qui sopra, in particolare quella del rapporto di prova 694259
evidenziavano una contaminazione importante del corpo recettore, contaminazione che ha portato alla chiusura di alcuni canali irrigui e alla conseguente emanazione di ordinanze specifiche da parte dei sindaci. Nel frattempo, il prefetto della provincia di Vicenza ha autorizzato il 3 luglio, in via straordinaria, il gestore della rete fognaria Acque del Chiampo a far confluire nella rete fognaria stessa, e quindi presso l'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore, le acque di dilavamento piazzali di spegnimento dell'incendio proveniente dal sito della ditta Isello Vernici di Brendola, che recapitavano nel fiumicello Brendola, impedendo di fatto l'ulteriore diffusione dell'inquinamento. Posso proseguire? La contaminazione ha inoltre determinato la moria di quantità importanti di fauna ittica, che è stata recuperata nei giorni 5 e 6 luglio. In data 4 luglio sono stati eseguiti ulteriori campionamenti nel corpo recettore, sia in provincia di Vicenza che in provincia di Verona, le cui analisi hanno evidenziato il ritorno a una sostanziale normalità qualitativa del corso d'acqua. Con il parere delle due USL competenti per il territorio sono stati quindi riaperti i canali di irrigazione. L'evento meteorico di domenica sera, 7 luglio, ha determinato un nuovo dilavamento dell'area della ditta Isello Vernici, non ancora posta in sicurezza dal punto di vista ambientale, con conseguente trascinamento di inquinanti verso il corso d'acqua. Le analisi sui campioni prelevati nell'immediatezza dell'evento e il giorno successivo testimoniavano di una contaminazione indotta dal corpo recettore di modesta entità, che è stata limitata anche dall'utilizzo delle barriere fisiche. In data 8 luglio è stato eseguito un sopralluogo presso il sito Isello Vernici da parte di Vigili del Fuoco di Vicenza, di funzionari ARPAV, di tecnici della società Acqua del Chiampo e di rappresentanti dell'azienda, dopo richiesta specifica di accesso inviata alla Procura dal sindaco di Brendola. L'intervento aveva lo scopo di individuare e attuare quanto prima gli interventi di mitigazione del trasporto dei materiali inquinanti verso i corpi recettori nel caso di importanti eventi meteorici. Successivamente a tale sopralluogo, il sindaco del comune di Brendola ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente nei confronti di Isello Vernici affinché adotti con effetto immediato ogni iniziativa e azioni idonee a contrastare gli eventi determinati dall'incendio, eliminando ogni situazione di pericolo e assicurando il superamento delle gravi situazioni di degrado sanitario e ambientale. A tale scopo la ditta dovrà presentare in 4 giorni la relazione tecnica e provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti nel sito aziendale. Quindi stiamo parlando del 10 di luglio. A queste sono poi seguiti ulteriori analisi e verifiche, o comunque qui le copie dell'ARPA e quant'altro, comunque tutto protocollato. In data 15, tenete presente che poi in data 25 luglio la provincia di Vicenza ha richiesto l'istituzione di un tavolo di coordinamento per gli interventi post-incendio. Poi ci sono le analisi eseguite in data 15, che manifestano il ritorno a una situazione di normalità. È rimasto sempre attivo con la provincia di Vicenza un tavolo di coordinamento post intervento. Abbiamo anche una relazione dell'attività svolta da Acque del Chiampo in occasione. A seguito richiesta pervenuta da parte del Servizio di Protezione Civile di Montecchio Maggiore, si riferisce sensibilmente quanto segue. Questo è Acqua del Chiampo. Nelle ore immediatamente seguenti l'incendio in oggetto, Acqua del Chiampo è stata contattata dal sindaco di Brendola per intervenire sul posto per valutare la necessità di una collaborazione con gli altri enti presenti. Da una prima verifica documentale si è potuto accertare che le acque reflue industriali generate dalla ditta avevano recapitato la fognatura gestita dalla scrivente società, mentre le acque meteoriche di dilavamento di tetti e piazzali recapitavano in corso d'acqua. A seguito di un coordinamento tra i vari enti intervenuti, ad Acqua del Chiampo è stato chiesto di mettere a disposizione i propri impianti di depurazione per il trattamento dei reflui e dei rifiuti liquidi derivanti dalle acque di spegnimento dell'incendio e dal dilavamento ad opera delle acque meteo dei piazzali e dei tetti di pertinenza della ditta. Con la conferenza di servizi convocata dalla provincia il 3 luglio e con il decreto prefettizio di pari data, Acqua del Chiampo è stata autorizzata a prelevare le acque poste a monte della barriera di contenimento realizzata nel comune di Brendola sul fiumicello Brendola e recapitarle in fognatura e successivo trattamento all'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore. Altresì è stata autorizzata a ritirare le medesime acque conferite come rifiuto tramite autobotte presso lo stesso impianto di depurazione di Montecchio Maggiore. In data 8 luglio, personale di Acqua del Chiampo è stato autorizzato dal magistrato ad entrare nell'area sottoposta a sequestro per effettuare, congiuntamente con i vigili del fuoco, ARPA e personale incaricato della ditta,
le prime azioni di messa in sicurezza del sito, consistenti nella sigillatura dei punti di fuoriuscita delle acque meteoriche con recapito in corso d'acqua superficiale. Alla data attuale è ancora attivo un collegamento tramite condotta funzionale a gravità tra la fognatura gestita d'acqua del campo, recapitante all'impianto di depurazione di Azignano, e le acque trattenute dalla barriera di contenimento sul fiumicello Brenda. Questo eravamo ancora in data 25 luglio. Attualmente quella barriera che era stata costruita e ricordo anche rinforzata dalla nostra protezione civile, perché a seguito del temporale era stata tolta la prima barriera che è stata posta solo di terra, non è più stata necessaria, quindi è stata tolta, quindi le acque conferiscono direttamente. A seguito di ulteriore verifica sul discorso del decadimento del materiale, l'ARPAF ci comunicava che il Dipartimento non risultavano alla data, stiamo ancora parlando a luglio, di segnalazioni da parte di cittadini riguardante la presenza di materiale solido combusto depositato di su terreno o altre superfici a seguito di incendi in questione. Siamo ritornati in argomento anche con l'ARPAV, che ha ribadito che non hanno avuto alcuna segnalazione da parte dei cittadini, che però se ci fosse qualcosa ha detto di darne immediata comunicazione al Comune o direttamente all'Agenzia. E perché solo con una volta appurato il tipo di materiale eventualmente di ricaduta possono capire che modalità di raccolta utilizzare. L'amministrazione sta seguendo, vi ho fatto tutta la cronistoria per far capire che comunque non siamo rimasti inermi, perché abbiamo sempre partecipato anche con la prima fila, spesso e volentieri con la protezione civile. Sono stati fatti dei campionamenti, come dicevo prima, anche sulle aziende agricole. Per quanto riguarda Montecchio Maggiore, è stata fatta presso l'azienda agricola Gli Orti del Palladio, in via Sant'Antonio 44, qui a Montecchio Maggiore, su pesche nettarine e albicocche. E poi sono stati fatti ulteriori campionamenti anche nei giorni successivi. Dai dati non sono emersi parametri fuori dalla norma sui prodotti raccolti. E quindi non abbiamo altre segnalazioni al momento. L'impianto è ancora sottoposto a sequestro da parte della magistratura, quindi appena avranno la possibilità di entrarci, la ditta avrà l'obbligo di procedere con la bonifica. Io ho tutta la documentazione, comunque tutto quanto tracciato dell'URL, quindi tutto quanto materiale che è rintracciabile anche sulla corrispondenza. Bene. Siamo soddisfatti, i promotori della interrogazione sono soddisfatti della relazione della sessione? Sì, grazie all'esposizione di tutte le cose, sono soddisfatto e questa documentazione è disponibile comunque? Grazie. Bene. Allora, buonasera a tutti e grazie.